Benvenuti di nuovo su Punte Virga, scuserete magari un po' di rallentamento nel ritmo in queste ultime settimane, ma ho iniziato anche quest'anno finalmente il mio lavoro di insegnante di storia e filosofia in una nuova scuola e quindi questo mi ha portato via un po' di tempo, anche se porterà presto alla pubblicazione di nuovo materiale con un taglio, diciamo, molto più didattico, più snello, più generico, quindi anche più utile magari per lo studente medio rispetto, invece, ai nostri classici video di divulgazione storica un po' più lunghi, un po' più complessi, ma per altri versi anche più stimolanti, ovviamente. E con il video, video di oggi Iniziamo a occuparci di un argomento abbastanza interessante e non sempre, in realtà, per quanto citato, trattato a dovere, ovvero la rivoluzione francese e soprattutto i conflitti che ne scaturirono, che coinvolsero tutta l'Europa. Iniziamo proprio in occasione del centotrentesimo anniversario, che è stato il 20 settembre scorso, la battaglia di Valmy che poi è stata la prima grande vittoria militare della rivoluzione francese e come vedremo una battaglia in realtà non particolarmente cruenta, anzi tutt'altro, ma che ha avuto un impatto storico indiscutibile. Alla radice di questo conflitto che poi è la guerra della prima coalizione, cioè la prima delle sette coalizioni che vedranno le varie potenze europee schierarsi contro la Francia rivoluzionaria nasce proprio dal timore che questi stati ancora assolutisti dal punto di vista politico, con l'eccezione dell'Inghilterra, ben inteso, provavano di fronte alla rivoluzione in Francia, che era il principale paese europeo dell'epoca. Lo stesso modello dell'assolutismo era spesso sostanzialmente ispirato a Luigi XIV. E tanto vero che, per esempio, di lì a poco, la rivoluzione scoppia già in Belgio, cioè nei Paesi Bassi austriaci, il 24 ottobre dell'89 e si prolungherà poi fino al 3 dicembre 1790. E poi i rivoluzionari belgi inizialmente vittoriosi si divideranno tra gli statisti che erano conservatori, e i vonchisti che invece erano radicali e guardavano con interesse quello che avveniva a Parigi. Tant'è vero che cercheranno l'aiuto dei francesi e contemporaneamente anche tra l'altro lo stesso principato vescovo di Liegi che era parte del Belgio ma non dei Paesi Bassi Austriaci si solleverà nel 18 agosto dell'89, 12 gennaio del 91, col principe Vescovo che scappa, si forma addirittura un comitato di belgi leggesi uniti, che poi si rifugieranno a Parigi, dopo che le forze austriache, dalla fine del 90, inizio del 91, riporteranno l'ordine in queste loro province, da posizione strategica, ma non contigue al resto dei territori asburgici. Sempre nel 91 la situazione precipita anche in Francia perché il re Luigi XVI cerca in realtà di fuggire, di raggiungere i Paesi Bassi e quindi il territorio in mano all'imperatore che, tra l'altro, era suo cognato perché Maria Antonietta era un Asburgo-Lorena di famiglia. Quindi il 20-21 giugno del 91. La notte scappa da Parigi, viene già rintracciato e ricondotto indietro a Varennes, questo ovviamente apre una crisi politica. Anche se il 15 luglio, Luigi XVI viene comunque confermato ancora come re costituzionale, e di lì a poco, 17 i repubblicani che manifestavano a Champs-de-Mars vengono massacrati dalle forze di sicurezza al servizio dell'assemblea legislativa, con decine di morti. Contemporaneamente, però, i monarchi europei e in particolare l'imperatore Leopoldo II, che era preoccupato naturalmente per la sorte di Maria Antonietta, fa circolare già il 6 luglio un documento, la circolare di Padova, in cui cerca di assicurarsi l'appoggio degli altri sovrani europei e arriva al 25 a un accordo con la Prussia, di re Federico Guglielmo II, dalla quale sorge il 27 agosto la dichiarazione di Pilnitz, nella quale l'imperatore e il re di Prussia congiuntamente manifestano che la salute e la situazione in generale del re di Francia sono una questione che riguarda tutta Europa e guarda tutti i sovrani, e che loro faranno il possibile per assicurarsi che il re di Francia stia bene, stia al sicuro, e torni a godere delle proprie prerogative regali. Questo, naturalmente, non fa assolutamente piacere ai rivoluzionari francesi. Intanto, nei giorni immediatamente successivi, si svolgono le elezioni legislative, dal 29 agosto al 5 settembre, perché poi il 3 settembre entra in vigore la Costituzione, la quale riconosce sì la monarchia, sempre ovviamente nei limiti prescritti la Carta Costituzionale, ma sancisce che la sovranità appartiene al popolo. E la nuova Assemblea legislativa, che si insedia il 1 ottobre, vede di fatto una maggioranza relativa dei Costituzionali, che con 345 seggi si fermano un po' sotto. La maggioranza dei 745 seggi complessivi. I foglianti, cioè i moderati, seduti a destra del presidente dell'Assemblea, hanno 264 seggi. I giacobini a sinistra, quelli repubblicani, radicali, si fermano 136 seggi. Quindi è un Parlamento ancora abbastanza moderato. Qui, tra l'altro. Luigi XVI esercita il suo diritto di veto, per esempio blocca le leggi che vorrebbero colpire gli emigré l'8 novembre, quelle che vorrebbero punire il clero che rifiuta di giurare fedeltà alla Costituzione, sempre il 29 novembre. E quindi questo fa crescere da una parte l'insofferenza dei radicali nei confronti del sovrano. Che sembra appunto agire non tanto per interesse della nazione, quanto per preservare eh, il potere che gli rimane anche perché a Coblenza sul reno si stanno ormai radunando gli emigrè cioè quegli emigrati contro francesi molti dei quali sono nobili quindi dotati di soldi anche di un certo potere, che quindi stanno radunando un esercito, esercito che gode della protezione naturalmente dell'Austria e della Prussia. che a questo punto stanno tenendo d'occhio gli sviluppi rivoluzionari in Francia. Ed è in questo clima che cresce proprio all'interno del governo e del Parlamento francese la prospettiva di dichiarare una guerra preventiva contro le potenze contro le rivoluzionari. Ed è interessante notare che i radicali, cioè quindi i giacobini, in questo momento, sono contrari in realtà a una guerra di questo tipo. Perché temono che la Francia non sia pronta, temono che la guerra porti a una sconfitta, e con la sconfitta, ovviamente, vengano cancellate tutte le conquiste della rivoluzione fino a quel momento, quindi ritorni l'assolutismo. D'altra parte invece molti rivoluzionari vedono comunque di buon occhio anche l'idea di esportare la rivoluzione negli altri paesi, quindi dare inizio sostanzialmente a una rivoluzione universale che unisca tutti i paesi e tutti i popoli. Ma anche moderati in realtà, anzi sono soprattutto i girondini che in questo frangente sono inclini a una guerra contro l'Austria e la Prussia. Con motivazioni in realtà tendenzialmente abbastanza nazionaliste, ecco, proprio che loro vedono nella guerra un modo da un lato di rafforzare l'autorità del governo. Comunque le misure di guerra favoriscono in genere lo status quo, limitano l'opposizione e una vittoria avrebbe ovviamente aumentato il prestigio. Del re, ma anche appunto del governo in carica e inoltre, naturalmente, avrebbe ribadito la superiorità della Francia che, ricordiamo, era dai tempi la pace di Vestfalia, la pace di Pirenei, a metà del 600, la principale potenza politica, militare ed economica europea. Quindi, sconfiggere l'Austria e la Prussia avrebbe Significato non soltanto difendere la rivoluzione, rinforzare il governo costituzionale, ma anche ribadire appunto la centralità della Francia in Europa. In questi eventi un ruolo decisivo, non soltanto come vedremo nella battaglia, ma anche proprio nella dichiarazione di guerra, lo gioca Charles François de Mourier, Nato nel 1739 era un veterano della guerra di Sette anni, era stato consigliere militare nel Belgio nel 1790, quindi inviato di sostegno ai rivoltosi belgi. E lui era inizialmente un giacobino, però nel 1792 finisce per allearsi con i girondini per comunanza di interessi più che di idee e viene eletto ministro degli Esteri il 15 marzo. E lui in questa veste agisce anche in maniera abbastanza intelligente per assicurarsi che la maggior parte dei paesi europei rimanga neutrale in caso di una guerra. Per cui una volta assicuratasi appunto che la Francia non sarebbe trovata a combattere una guerra contro l'intera Europa, dichiara guerra all'Austria il 20 aprile del 1692 sulla scia anche del grande entusiasmo rivoluzionario, ma in realtà con l'idea di puntellare appunto la posizione di Luigi XVI, come volevano appunto i Girondini, perché l'idea è che una vittoria avrebbe rafforzato le posizioni del governo e quindi anche del monarca. E il re da parte sua era anche d'accordo con la dichiarazione di guerra, in realtà, perché lui sperava che la guerra venisse persa dalle forze rivoluzionarie francesi e che gli eserciti austriaci e magari anche prussiani riuscissero a riportarlo sul trono a tutti gli effetti come monarca assoluto, per cui, da parte di Luigi XVI e dei suoi partigiani più stretti, c'era questa speranza segreta. In ogni caso, All'inizio della guerra le forze francesi contano 164.000 uomini, divisi in tre armate, l'armata del centro guidata da Lafayette, stato il grande eroe della guerra d'indipendenza americana, con l'obiettivo di marciare sostanzialmente su Liege, Namur, quindi al centro dello schieramento francese. L'armata del nord di Rochambeau, che invece aveva voluto occupare le Fiandre e fino a Bruxelles, e infine l'armata del Reno di Luckner, per la quale tra l'altro il 25 aprile a Strasburgo sarà composta e intonata per la prima volta le Champ de guerre pour l'armée du Rhin. Di Rouget de Lisle, che poi diventerà nota proprio perché è cantata per la prima volta da un reggimento di soldati inviati a Marsiglia, come la Marsigliese, la Marsigliese, che sarà riconosciuta pochi anni dopo come l'inno nazionale francese. Da allora ha sempre accompagnato la Francia nelle sue guerre e anche nei suoi momenti di trionfo, in tempo di pace. Tuttavia, però, davanti a questa grande spiegamento di forze a livello interno le armate francesi erano piuttosto fragili perché comunque molti degli ufficiali erano di origine borghese di fresca nomina perché gran parte dei nobili comunque erano fuggiti per unirsi agli emigré quindi lasciando l'esercito abbastanza debole dal punto di vista appunto del corpo ufficiali e inoltre erano composti questi reggimenti da un misto di veterani che facevano parte già dell'esercito regolare e anche di, però, di volontari animati da un forte spirito rivoluzionario ma con esperienza bellica pari a zero e addestrati abbastanza in fretta che costituivano comunque una parte importante a livello numerico però erano abbastanza inclini in realtà a scoraggiarsi e infatti, vediamo che la prima invasione del nord eh, già l'aprile fallisce miseramente. Addirittura al primo scontro i soldati francesi si disperdono abbastanza subito e uccidono il loro generale Théobal Lion. Per cui eh, anche quando a giugno riprovano a. Invadere i Paesi Bassi austriaci, cioè il Belgio, vengono comunque di nuovo ricacciati indietro senza neanche troppo sforzo da parte austriaca. E nel frattempo, tra l'altro è entrata in guerra anche la Prussia, che ha un esercito piuttosto numeroso, e Dumouriez da parte sua, sarà anche brevemente ministro della guerra dal 13 al 18 giugno, ma si dimetterà subito di fronte a situazione. Del re tornerà di nuovo la rivalta poi il 10 agosto, quando, a fronte dei moti popolari, la Fayette considerato un moderato, fuggirà dalla Francia, e quindi sarà di morire a essere nominato comandante dell'armata del centro. Nel frattempo, però, le forze contribuzionarie si erano radunate. Le città tedesche sul Reno. A capo vi era Karl Wilhelm Ferdinand Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel, che noi chiameremo per brevità il duca di Brunswick, il quale aveva un esercito numeroso, composto da un contingente prussiano, un contingente austriaco, gli emigré francesi guidati dal principe dei Condé e poi anche eh, numerosi soldati lutati nell'Asia, che, tra l'altro, aveva già fornito, un po' di anni prima, numerosi mercenari alle forze britanniche durante la guerra d'indipendenza americana. E qui, Brunswick, il 25 luglio, pubblica un manifesto che, però, in realtà era stato scritto da Louis Joseph de Bourbon, principe di Condé, cugino. Di Luigi XVI, il quale tra l'altro l'aveva anche fatto approvare segretamente dallo stesso re di Francia. In questo manifesto, sostanzialmente, eh, si dice che l'esercito austro-prussiano, in realtà, vuole liberare la Francia, non ha cattive intenzioni. Ma se nel caso fosse stato torto un solo capello al re o alla sua famiglia, allora. Parigi sarebbe stata rasa al suolo per rappresaglie. E questo manifesto arriva a Parigi il primo agosto. Il problema è che l'effetto del manifesto di Brunswick è assolutamente controproducente perché la folla parigina, ma anche lo stesso governo rivoluzionario, si infiammano di sdegno davanti a una minaccia del genere che anzi sembra provare che il re in realtà stia giocando contro la Francia è la nazione di cui in realtà sarebbe sovrano. Tant'è vero che questa citazione finisce alla fine per sfociare in un vero e proprio tumulto con la Guardia Nazionale del Comune di Parigi che insorge il 10 agosto, appoggiata tra l'altro dai federati, cioè dai volontari arruolati sia provenienti dalla Bretagna e da Marsiglia, i quali alla fine assaltano le Tuileries, qui avviene il massacro degli svizzeri che erano rimasti a difendere il re quando le altre forze avevano di fatto disertato, nonché anche tra l'altro i diversi servitori della Real Casa, alla fine la famiglia reale viene arrestata perché chiedono aiuto al governo che immaginavano essere a loro favore, essendo in maggioranza monarchici costituzionali, e però vengono imprigionati il 13 agosto nel Tempio, e tra l'altro gli scontri del 10 agosto vedranno centinaia di morti da entrambe le parti, ma soprattutto saranno una prova di forza che conferirà maggior potere all'estrema sinistra nel quadro della rivoluzione francese, quindi con I repubblicani e i sanculotti che acquisiscono peso soprattutto a Parigi, capitale e proprio il luogo attorno a cui ruota tutto in Francia. E quindi l'assemblea legislativa, che aveva dovuto arrestare il re sostanzialmente anche per sfuggire all'accusa di essere connivente con lui, si trova un po' in crisi. Di lì a poco. Brunswick invade la Francia, il 19 agosto, sbaraglia le forze francesi a Longueuil il 23, il 29 agosto pone l'assedio alla cittadella di Verdun, qui già il 2 settembre il comandante, il colonnello Boreper, si spara un colpo alla cittadella Capitola, a Parigi, quando arriva la notizia, i cittadini impazziscono, la Guardia Nazionale, i federati danno l'assalto alle carceri, massacrano ampia parte dei prigionieri che vi si trovano, fanno le spese, tra l'altro per il 72% si tratta di criminali comuni, non certo di nobili imprigionati e molti, tra l'altro il 17% sono sacerdoti cattolici che avevano rifiutato di giurare la costruzione civile e 115 di loro saranno beatificati poi da più undicesimo nel 26. In totale si parla di 1100-1600 morti, in tutta la Francia, perché poi questi eventi vengono replicati su scala molto minore anche in molte cittadine di provincia. E tutta la Francia è scossa quindi da un grande fremito patriottico. Danton, il 2 settembre, parla all'assemblea legislativa e dice: De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. la France ovvero dell'audacia, ancora dell'audacia, sempre dell'audacia, e la Francia è salvata. E in questi giorni che si tengono, tra l'altro, le elezioni per la Convenzione nazionale, diciamo dal 2 al 19 settembre, e benché alla fine vinca comunque il centro, Maré, la Palude, cioè i moderati, ottengono 389 seggi su 749, quindi una maggioranza Solida, mentre i girondini vengono fortemente ridimensionati. Da 264 passano 160 seggi e invece crescono in maniera piuttosto ampia i Montagnar, cioè la sinistra dell'Assemblea legislativa, che da 136 seggi passano 200, diventando quindi la seconda forza politica. E questa convenzione nazionale si insedierà proprio il 20 settembre la data in cui si svolgerà la famosa battaglia. In questo periodo gli eserciti non sono ancora organizzati in realtà in corpi d'armata, cosa che avverrà con Napoleone, ma consistono di diverse brigate. Le quali raccolgono diversi reggimenti di fanteria o anche di cavalleria, molte brigate sono comunque miste, che sono a loro volta organizzate in divisioni che formano appunto le armate. Quindi, caso delle forze austro-prussiane, un esercito in realtà piuttosto numeroso, cioè 84.000 uomini, ma tenendo conto in realtà. Della componente prussiana, di quella austriaca, dei reggimenti reclutati nell'Assia, in particolare appunto dal di Francoforte e altri stati tedeschi di quella regione, e inoltre anche ovviamente l'esercito formato dagli emigré guidati dal principe di Condé. Ma la parte che partecipa essenzialmente alla battaglia di Valmy. È quella guidata direttamente dal duca di Munzwick, per cui anzi le forze prussiane che sono riunite in un'avanguardia composta da circa tre brigate, due divisioni: una di due brigate e una di tre, la seconda divisione di cavalleria composta da quattro brigate e altre due brigate sciolte. Guidate da Eben e Kohler. Queste sono le forze che si scontrano con i francesi a Valmy, per questo che si parla di una battaglia tra la Francia e la Prussia, trascurando la presenza appunto degli austriaci o degli emigre che non parteciparono in realtà allo <silence> scontro. Parte francese, invece, si tratta di due armate che, però, in realtà, combinate arrivano a non oltre 54.000 uomini, quindi meno rispetto alle forze prussiane, anche se nel momento della battaglia le forze, come vedremo, saranno più o meno alla pari. E si tratta dell'armata del nord guidata da Dumouriez con un'avanguardia comandata da: di On di due brigate, la divisione destra di Laveneur di quattro brigate, la divisione sinistra guidata tra l'altro dall'esule venezuelano Francisco de Miranda, che poi sarà uno dei Libertadores del Venezuela, quindi una figura di spicco insieme a Bolivar nella guerra d'indipendenza di questo paese quale comandava quattro brigate, e una divisione di riserva guidata dal generale Lanou di Brigate oltre ovviamente alla componente l'artiglieria. All L'armata del centro di Kellerman, più piccola di per sé, oltre all'avanguardia guidata da Pré de Cassier, poi una divisione di quattro brigate, generale irlandese Lynch, cui la quarta brigata la comandava il duca de Chartres, giovanissimo, 19 anni non ancora compiuti, che era il figlio del duca d'Orléans, noto come Philippe Galité perché era un grande sostenitore della rivoluzione francese al punto da votare per la condanna a morte di suo cugino Luigi XVI, salvo finire anche lui sulla ghigliottina durante il terrore. È anche per questo che Duca de Chartres, che a sua volta sarebbe stato re dopo la rivoluzione del 31, come Luigi Filippo, monaca costituzionale e quindi ribattezzato il re borghese, distinguendosi per il suo valore e la sua capacità di comando a Valmy, diserterà comunque all'inizio del terrore per salvarsi la vita. Un'altra divisione, una sola brigata di Muratel, la divisione di riserva guidata dal generale Valance e infine l'artiglieria guidata dal generale D'Aboville. E l'artiglieria, ben inteso, era il piatto forte, per così dire, delle forze francesi. Perché? Perché innanzitutto era rimasta abbastanza intatta, nel senso che gli ufficiali d'artiglieria che erano stati formati in apposite scuole, create già sotto l'Antien Regime, erano prevalentemente di ceto borghese, quindi pochissimi di loro avevano disertato, a differenza invece degli ufficiali di sangue nobile. Di conseguenza avevano mantenuto una forte impronta professionale. E inoltre l'artiglieria francese si basava sul sistema Griboval, che era un sistema standardizzato, che dal 1765 aveva sostituito il precedente sistema de Valier, il quale prevedeva che i pezzi d'artiglieria fossero comunque prodotti in serie, una serie di dimensioni prestabilite, anche con tutta una serie di pezzi di ricambio intercambiabili sostanzialmente, quindi già con una scala di produzione proto-industriale, diciamo, pianto Manufatturiero molto avanzato che ha portato ad avere comunque cannoni e affusti più leggeri e maneggevoli rispetto al sistema precedente e anche miglioramenti al sistema di mira al sistema di carica anche con una eh, mistura di polvere da sparo apposita. E questo rendeva l'artiglieria francese molto efficiente, a patto che fosse, come era nel caso appunto di Valmy. Nelle mani di serventi e ufficiali addestrati a dovere. Appunto, queste scuole erano state appositamente create a questo fine sotto la monarchia di Ugi XVI e continuavano a costituire appunto una componente altamente preparata dell'esercito francese. Di vera e propria è preceduta in realtà da una serie di manovre anche abbastanza complesse, perché a questo punto Brunswick sta marciando su Parigi, ma si trova con due eserciti francesi alle sue spalle. Dumouriez scende da nord, attraversa la foresta dell'Argonne, cerca sostanzialmente di sbarrare il passaggio verso Parigi. Alle forze austro-prussiane. Mentre allo stesso tempo Kellerman arriva da Metz con 16.000 uomini che avrebbero dovuto in realtà tenere il fronte del Reno e proprio nel momento in cui Brunswick si ferma alcuni giorni a Landre prima di proseguire, riesce a un certo senso a passare oltre, per cui si trova però con entrambi questi eserti francesi alle proprie spalle, che lo costringe a arrestare la marcia su Parigi e cercare di far fronte a questa minaccia, per cui il suo tentativo è quello di tagliare fuori Dumouriez dalle sue basi, in particolare da Chalon. E in questi giorni di settembre, contraddistinti a una forte pioggia, finisce per trovarsi a scontrarsi con entrambe le forze francesi, perché già il 19 Kellerman aveva raggiunto De quindi nelle vicinanze del paesino di saint e quindi Kellerman avanzando forte di 36.000 uomini, quindi i suoi e parte di quelli di Dumouriez, armati con 40 cannoni, va a occupare una cresta tra i villaggi di Saint-Menehoud e di Valmy, tra l'altro contraddistinta da un famoso mulino che è diventato un po' il simbolo della battaglia. In realtà Kellerman, come occupa quella cresta, fa subito radere al suolo il mulino per evitare che possa diventare un segno utile al tiro delle artiglierie nemiche. E infatti lui piazza le sue batterie e dall'altra parte Brunswick, che ha con sé circa 34.000 uomini e 56 cannoni, quindi sono forze abbastanza alla pari posiziona anche lui le sue batterie e inizia un duello d'artiglieria con le forze di fanteria prussiane che avanzano in direzione delle posizioni francesi. Il problema è che l'artiglieria francese, pur essendo inferiore di numero quanto a pezzi, tuttavia è molto più efficiente perché, come abbiamo visto, il sistema di Beauval, anche la superiorità degli ufficiali d'artiglieria francesi, che erano i migliori d'Europa, sono tali che questo scambio di cannonate, la cannonade de Valmy, proprio perché è questo la fine, l'aspetto cruciale della battaglia, mette in dura difficoltà non soltanto l'artiglieria prussiana, ma anche le stesse forze di fanteria che stanno avanzando. E a questo momento che Kellermann... Davanti ai suoi uomini alza il cappello, grida Vive la Nation! E i soldati francesi intonano la marsigliese e il sairà. E davanti anche a questa manifestazione di determinazione, di spirito patriottico, Brunswick esita, diciamo, fa un po' i suoi conti. Si rende conto che proseguire l'attacco, cercare di caricare le posizioni comunque abbastanza salde, con un fuoco d'artiglieria piuttosto intenso, tra l'altro procedendo in campo aperto e comunque davanti a forze molto motivate. E poi se andiamo a vedere nelle cariche alla baionetta, era abbastanza difficile che si arrivasse poi uno sconto corpo a corpo, spesso. Tendenzialmente una delle due parti a un certo punto cedeva prima di arrivare proprio al contatto, per cui i difensori, magari si davano la fuga, oppure gli attaccanti volgevano in ritirata. E Quindi, in questo caso, Brunswick non prova nemmeno a lanciare un attacco alla baionetta e quindi decide di ritirarsi. Anche se le perdite della giornata si contano circa 300 francesi e 200 prussiani. Quindi uno scontro tutto sommato incruento, che però si risolve in una vittoria determinante per i francesi, tant'è vero che le forze di Brunswick, che tra l'altro erano anche numerose, quindi diciamo, avevano tutta una serie di problematiche a livello logistico, che sconsigliavano una campagna prolungata in territorio nemico senza occupare delle piazze forti, e di conseguenza finiscono per ritirarsi di nuovo sulla linea del Reno, il che farà sorgere il sospetto di qualche negoziato segreto, un accordo, la corruzione dello stesso Brunswick con i diamanti della corona di Francia. Ad ogni modo questo lascerà campo libero alle forze francesi, che come abbiamo visto non erano propriamente scarse dal punto di vista numerico. Piano strettamente militare, la conseguenza diretta della vittoria francese Valmy è un'avanzata generale delle forze francesi su tutti i fronti. Perché già l'8 ottobre era stato poi respinto l'assedio austriaco di Lille e quindi Dumurier, con la sua armata del nord, che diventa l'armée della Belgique forte di 40.000 uomini, marcia finalmente sui Paesi Bassi austriaci l'8 novembre si scontra con le forze guidate da Albert Casimir von sachsen a Gemap, e grazie alla sua superiorità di 3 a 1 rispetto all'avversario, una serie di cariche continue piuttosto costose in termini di vite umane, ma consentono di sbaragliare le forze austriache e quindi occupare l'intero Belgio e cominciare a preparare anche l'invasione dei Paesi Bassi indipendenti, quelli olandesi. Poi l'anno dopo, di fatto, Dumouriez da eroe si convertirà in traditore, perché come Lafayette passerà dall'altra parte, ma questa è un'altra storia. Intanto, anche a sud, Jacques-Bernard Modeste d'Anselme, con la sua armée du Var, avanza verso Nizza, che capitola già il 29 settembre, e la sua diventa l'Armée d'Italie, data 7 novembre, che poi sarà resa celeberrima da un giovane generale corso soltanto pochi anni più tardi. E infine, Adam Philippe Comte de Custin guiderà l'Armée des Vosges, l'armata dei Vosgi, forte di 14.300 uomini, proprio sul territorio tedesco. Infatti il 29 settembre entrerà vittorioso a Speyer e il 18-21 ottobre, un assedio di tre giorni, capitolerà anche Mainz, Magonza, con l'arcivescovo che scapperà dalla città. I francesi occuperanno appunto questo territorio, diciamo fino a, al fiume Reno, non senza anche l'approvazione, tra l'altro, di molti cittadini, città tedesche dove la borghesia ha una forte presenza economica e quindi aspirava anche alle libertà politiche portate alla rivoluzione francese. Non a caso c'è una lettera, per esempio, di Johann Alois Becker che scrive a un amico in questi giorni e dice: Finalmente il nostro popolo ha iniziato a rigettare le secatene e guadagnare dignità umana, presto saremo liberi. Qualche giorno prima i francesi hanno attaccato la nostra città, già sentivo una grande gioia. La libertà e l'uguaglianza finalmente hanno vinto A Magonza. I francesi sono finalmente arrivati a rovesciare i nostri despoti, e il primo di loro è stato il nostro principe vescovo che era fuggito qualche giorno prima. Confesso che sono deliziato alla vista dell'immensa disperazione che ha preso i nostri nobili signori. Erano nel panico all'avvicinarsi dei francesi e hanno ammassato tutto ciò che potevano trasportare e sono fuggiti dalla città. E a livello politico, la vittoria di Valmy Accelera un processo che però abbiamo visto era già iniziato perché il 20 settembre si riunisce, nello stesso giorno della battaglia, la convenzione nazionale per la prima volta, e già il giorno successivo viene decisa l'abolizione della monarchia. Tant'è vero che, per citare il vescovo di Blois, l'abbé Henri Grégoire, che bisogno abbiamo di discussione quando tutti sono d'accordo? I re sono dei mostri nell'ordine morale tanto quanto nell'ordine fisico. Le corti sono un laboratorio del crimine. Il foyer della corruzione è il covo dei tiranni. La storia dei re è il martirologio delle nazioni. E ancor più, il 22 settembre, quando è arrivata la notizia della vittoria, viene così proclamata la Repubblica Francese, la prima Repubblica nella storia di Francia che pochi giorni dopo, il 25, viene definita una e indivisibile, quindi ponendo fine a ogni discussione di carattere federalista. E in più la posizione del re ormai deposto, Luigi XVI, ormai chiamato il cittadino Luigi Capeto, è sempre peggiore. Infatti, proprio quando si discute cosa si dovesse fare di lui, 19 novembre viene annunciata la scoperta dell'armoire de fer che ha questo armadio segreto occultato in una stanza del Palazzo di Tuileries che viene scoperto dal ministro degli interni Roland il quale appunto lo fa aprire il giorno successivo grazie a un fabbro che tra l'altro verrà poi premiato con una pensione a vita e verranno trovati 726 documenti anche se si diceva già all'epoca che Roland ne avesse fatto sparire qualcuno che poteva compromettere i suoi amici come Danton, ma questi documenti sostanzialmente documentano come i rapporti del re con Mirabeau e con molti altri uomini politici, con ministri, banchieri, che attestano comunque un ruolo abbastanza attivo da parte del sovrano nella corruzione, la manipolazione, anche l'opinione pubblica a proprio favore. Tant'è vero che addirittura... Mirabeau, che era già morto, cade in disgrazia e viene rimosso appunto il suo busto e il suo corpo dal Pantheon. Ed è così che il 10 dicembre viene iniziato il processo a Luigi XVI, il quale poi, come tutti sanno, il 16 gennaio del 1793 verrà condannato alla pena di morte e ghigliottinato cinque giorni dopo il 21 gennaio. Evento che scuoterà ancora di più le coscienze europee e inaugurerà una nuova fase nella guerra della prima coalizione, con l'adesione di molte altre potenze europee al fianco dell'Austria e della Prussia. Ma questa appunto è un'altra storia. Conclusione, come abbiamo detto già nel titolo di questo video, Valmy è stata la prima vittoria militare della rivoluzione. Si è visto un esercito formato da cittadini soldati: in realtà, fino a un certo punto, eh, perché comunque una componente importante dell'esercito francese, soprattutto nell'armata guidata da Kellerman ma anche appunto soprattutto, come abbiamo detto, nell'artiglieria, erano in realtà professionisti. Tuttavia, lo grande slancio rivoluzionario poi espresso uh, nel canto della Marsigliese o del Saira segna l'avvento di queste grandi armate di massa composte da coscritti animati da uno spirito nazionalista e non più soltanto dal fatto di essere pagati per combattere per questo o quell'altro sovrano. Tant'è vero che già all'epoca, tra l'altro, al servizio di Karl August, il granduca di Sachsen-Weimar-Eisenach, che comandava una brigata di cavalleria nell'esercito prussiano, vi era il noto poeta tedesco Goethe, il quale aveva affermato con una certa lungimiranza Qui oggi una nuova epoca nella storia del mondo è iniziata e voi potete vantarvi che eravate presenti alla sua nascita. E in effetti a Valmy noi vediamo due elementi molto importanti, elementi che segneranno tutto il periodo delle guerre rivoluzionarie francesi ed elementi che saranno gli aspetti chiave delle vittorie di Napoleone. Napoleone che riconoscerà l'importanza di Valmy al punto che Onorerà Kellerman nominandolo senatore, presidente del Senato, maresciallo onorario e poi duca di Valmi. Del resto vi ritroviamo proprio due elementi fondamentali delle sue conquiste, ovvero l'esercito di massa coscritto su base nazionale, quindi queste grandi masse di soldati che comporranno poi la grande armée, ma anche attraverso il sistema di Bovale l'artiglieria. La moderna artiglieria francese che costituisce una delle chiavi del successo di Napoleone, che proprio in quegli anni era un giovane ufficiale d'artiglieria dell'armée nationale. Rispetto ai consigli biografici finali, su Valmi nello specifico, c'è una letteratura abbastanza ampia in lingua francese, ma in altre lingue. E soprattutto in italiano non si trova granché in compenso ovviamente è un episodio che viene ampiamente discusso in tutte le storie della rivoluzione francese e da questo punto di vista c'è soltanto l'imbarazzo della scelta io mi limito in realtà a dare quattro nomi di quattro autori fondamentali che hanno scritto numerosi testi e molti sono stati anche tradotti in italiano da una parte diciamo la storiografia, tra virgolette, ufficiale di matrice socialista, anche abbastanza filomarxista con grande attenzione, per esempio la storia sociale, è quella di Georges Lefebvre, e poi anche del suo allievo Albert Souvaul, il quale tra l'altro ha scritto diverse opere proprio sull'armée nazionale in questo periodo questi anni, quindi diciamo che è quello che si è occupato anche dell'aspetto militare della rivoluzione francese. Di contro, per par condicio, andrebbero citati François Fouret, che ex marxista, poi passato al liberalismo, che invece condanna tendenzialmente gli eccessi della rivoluzione francese ne difende in realtà il carattere liberale, costituzionale dell'89, mentre invece Pierre Gressot, che era di orientamento fortemente conservatore, è stato militante della Sion Française, ha una prospettiva nettamente controrivoluzionaria. Quindi sono quattro grandi storici che nel XX secolo hanno trattato questo tema. Invece se andiamo poi nello specifico, mi limito a due titoli. Valmi, la democrazia anarch, che è di Jean-Paul Berthaud, che è un allievo, appunto, di Soboul e ha dedicato questo volume proprio a questa battaglia e alla sua importanza storica e politica. E in italiano abbiamo di Marcello Zingales Valmi è il tramonto di un'epoca, la prima prova di forza la rivoluzione in armi, 20 settembre 1792, più o meno dello stesso anno. E che è l'unico testo di fatto in lingua italiana a trattare specificamente questo evento, senza scomodare appunto le grandi storie che toccano tutta la rivoluzione nel suo insieme.